Buongiorno amici di Ciao Como, siamo all'oratorio San Bartolomeo oggi pomeriggio in compagnia del presidente della Libertas San Bartolomeo, Enrico Bello, per un appuntamento importante che inizierà venerdì 5 maggio proprio qui all'oratorio di San Bartolomeo e dedicato alla memoria del grandissimo campione Gigi Meroni. Buonasera a tutti. A farfalla granata. E allora raccontaci, Presidente. Beh, riprendiamo quella che ormai credo un appuntamento tradizionale nel mese di maggio, che è quello di coinvolgere le squadre dei più piccoli delle varie società, sia provinciali che provinciali. Ed è l'occasione per riportare appunto i ragazzi a giocare in quello che era stato il campo dove è nato Gigi Meroni, quindi allora, da dove è partita la sua avventura. Ne colgo subito l'opportunità perché c'è una maglia importante da far vedere, no Presidente? Sì. Ecco, facciamola vedere, è questa, come potete vedere è la maglia della nazionale italiana, c'è un po' di riflesso ma la si vede bene, eccola qua, la maglia della nazionale italiana del grande Gigi Meroni. Qui all'oratorio, come potete vedere, c'è anche questa lapide che lo ricorda, a Gigi Meroni, farfalla granata. Ecco, Presidente. È il nostro murales, nel senso che chiaramente è un po' lì la nostra storia, devo dire. Ecco, ci ricordavi questo torneo? Che... Siamo alla 16ª edizione, è un torneo logicamente in formato chiaramente rivolto ai più piccoli, quindi con bambini che sono le loro prime esperienze, e dove quello che conta è il divertirsi. Fortunatamente c'è ancora questo, quindi avremo scuola calcio, avremo i primi calci, gli annata 2014, e quest'anno diciamo che non ci fermeremo a San Bartolomeo, in quanto riusciremo ad organizzare anche per i più grandi, per coloro che devono giocare chiaramente a 7 piuttosto che su un campo a 9, ci trasferiremo anche nella quella che ormai è una delle nostre case, voglio dire, che è il campo di Prestino, per cui ci saranno due momenti, dal 5 al 14 si svolgerà l'attività per i più piccoli, quindi saranno i tornei rivolti appunto ai più piccoli, e dal 17 al 28 avremo invece i due tornei riservati agli esordienti ed ai pulcini. Quindi l'obiettivo è chiaramente quello di coinvolgere. Saranno molte le squadre che parteciperanno a questo evento. Sì, anche in questo caso avremo 10 squadre per ogni categoria. La particolarità che devo dire abbiamo avuto anche l'anno scorso, e questo ci fa molto piacere, è la partecipazione di una trentina di ragazzi di due gruppi squadra del Sporting Club di Livigno, Academy anche loro Torino, che hanno colto questa opportunità di venire due giorni sul lago di Como e chiaramente partecipare ad un torneo che da loro molto sentito, proprio perché è dedicato a Gigi Meroni. È proprio un appuntamento tradizionale che si ripete tutti gli anni e come sempre voi l'idea è, purtroppo non c'è stata la possibilità quest'anno, anche se avevamo la disponibilità dell'amministrazione comunale di poter utilizzare lo stadio, come è successo ante pandemia. Naturalmente parlando dello stadio Sinigaglia. Sinigaglia, dove la cosa bella era riportare anche i ragazzi a vedere quello che è il tunnel, faccio un esempio, sì, piuttosto che il, purtroppo c'è una concomitanza di eventi e quindi non è stato possibile tenere la possibilità appunto dei due di. Quindi questo appuntamento, lo ripetiamo, comincerà venerdì 5 maggio qui all'oratorio di San Bartolomeo e anche presso il centro sportivo di Via Mantegna, a Prestino. Sì, sì. E si concluderà? Si concluderà il 28 proprio a Prestino, quindi il 28 maggio, con le finali delle due categorie più grandi. Diciamo che siamo riusciti a suddividere un po'
diciamo, l'iniziativa, la manifestazione in due momenti riservati appunto a categorie diverse. Ci sarà, penso come sempre, anche la signora Maria, sorella del grande Gigi Meroni. Certo, perché la sua intenzione era proprio di ricordarlo in maniera semplice, perché fondamentalmente è questa la nostra immagine. Ed è quella che vuol ricordare appunto Gigi Meroni. E allora noi invitiamo tutti a essere presenti, certo, in questi momenti. Si svolgeranno queste partite in orario pomeridiano dalle 18 in poi sino alle 21, e quindi diciamo sarà un continuo girare di ragazzi a rotazione, per cui con quello che era un po' la nostra impostazione ante pandemia, che adesso riprendiamo, quindi concretamente sarà un bel vedere da questo punto di vista. E allora vi lasciamo, amici che siete con noi sulla nostra pagina di Ciocomo, con questa bella immagine dal campo sportivo dell'Oratorio di San Bartolomeo, rimandando l'appuntamento che ci ha appena illustrato il presidente Enrico Bello, il 16° torneo Gigi nel cuore. Da domani, venerdì 5 maggio. 5 maggio. Mi permetto anche di dare un'ulteriore chicca, sarà anche un'edizione di sostenibilità ambientale. Vogliamo dare un segnale diverso e quindi far capire anche ai ragazzi. Ecco, cosa consisterà questa? Faremo appunto dei piccoli momenti di incontro per capire cos'è la raccolta differenziata, piuttosto che, quindi, oltre al calcio, anche un momento formativo per i ragazzi. Quindi questo credo che sia una cosa importante in questo momento, che unisce lo sport a qualcosa di diverso. E direi anche di sottolineare il fatto che c'è Academy Torino. Academy Torino, peraltro oggi il 4 maggio è una data chiaramente tragica, perché purtroppo la tragedia di Superga, e quindi come Academy Torino devo dire che siamo abbastanza contenti di questa partnership, e per loro di luccicare gli occhi pensando e vedendo il campo dove è nato Gigi Meroni. E noi vi lasciamo proprio su queste immagini, un appuntamento alle partite finali che vi rendiconteremo sempre su Ciocomo. Grazie a tutti.